Sull'emergenza idrogeologica, la provincia di Cosenza è chiamata a raccolta i 155 comuni per incontrare il presidente della regione Calabria e fare il punto sulla grave situazione del territorio. Incontro con tutti i sindaci e gli amministratori locali della provincia per fare un punto su questa vicenda che sta tormentando il territorio della provincia ma anche quello della Calabria. Relativamente al dissesto idrogeologico, purtroppo le piogge insistenti di queste settimane che ancora permangono sono cadute su ferite aperte già determinate lo scorso anno dalle calamità dello scorso anno e hanno determinato in molte realtà situazioni davvero critiche, in molti comuni situazioni di isolamento e di pericolo per lo smottamento anche in prossimità dei centri urbani o delle frazioni. Una situazione abbastanza seria che richiede un'iniziativa forte. Purtroppo il governo non ha dato risposte adeguate a questa emergenza, perché a parte le presenze sporadiche dei rappresentanti del governo non abbiamo avuto le risposte che sarebbero state necessarie. Lo scorso anno, basti pensare, a fronte di un danno di oltre 1 miliardo di euro sono stati trasferiti dallo Stato alla Regione 8 milioni di euro per tutta la Calabria, davvero siamo alle barzellette praticamente. Quindi rispetto a questa situazione drammatica è necessario fare un punto, la Regione ha messo a disposizione le risorse del POR già destinate ad altri interventi e queste risorse dovranno essere adesso utilizzate e utilizzate con grande rapidità perché si possa far fronte alle emergenze determinate. Il presidente Loiero durante l'incontro ha annunciato la firma dei decreti che accrediteranno ai comuni 172 milioni di euro, quale primo stralcio del programma contro il dissesto idrogeologico. Siamo qui per fare il punto sul dissesto, dar loro ai sindaci alcune spiegazioni, perché noi questi sono soldi dell'Europa che mettiamo a disposizione. Se entro il 31 dicembre loro non hanno chiuso tutto col bando, noi saremmo costretti a restituire le somme. Quindi vorremmo molto responsabilizzargli e comunicargli come ci muoveremo nei prossimi mesi. Noi abbiamo fatto una scelta di campo e abbiamo scelto con la discrezionalità che è della politica, no? Di dare una priorità assoluta al dissesto e a curare le sue ferite. E noi non sopportiamo la situazione di certi comuni che appena piove saltano le strade, addirittura i cimiteri. E questo dobbiamo metterci mano, l'abbiamo fatto con l'aiuto dell'Università di Arcavacata per dare un assetto, speriamo definitivo, però noi i terreni dobbiamo curarli, il terreno, il suolo, il territorio dobbiamo curarlo con amore perché sennò è un problema.